Ripartiamo dalle parole di Giuseppe Rossi, presente oggi in sala stampa insieme anche a Manuel Pasquale, a margine della presentazione della Fiorentina Camp. Beh, si gioca per la semifinale dell'Europa League. Basta dire solo quello, credo che con questo nel pensiero tutti noi avremo le giuste motivazioni per andare in campo e cercare quel risultato che ci serve per andare avanti. Perché stiamo parlando di un torneo molto prestigioso, è un torneo che possiamo andare ancora più avanti, quindi io ho piena fiducia nei ragazzi perché siamo una squadra con tanta esperienza e siamo capaci di andare in campo giovedì e tirare fuori questo risultato che serve. Sto bene, si lavora, si continua a lavorare per tornare in campo il più presto possibile. L'espressione di Giuseppe Rossi, insomma, convinto, non era... Questo è un piccolo particolare però, ragazzi. Su Giuseppe Rossi la Fiorentina aveva costruito l'anno scorso una delle coppie che tutti avevano definito la più forte d'Europa, o tra le più forti d'Europa, che Rossi-Gomez. Poi è successo, si rompe Gomez, Rossi rimane in campo, cioè è una situazione che si è venuta a creare una figlia dell'altro, cioè si fa male Gomez, tiri al massimo Rossi, Rossi si rirompe un'altra volta, poi c'è stata la storia dei mondiali. E anche questo è un piccolo particolare da non sottovalutare, che si è trovato a dover gestire il ragazzo giovane Montella, perché è un ragazzo come comunque, allenatore. Comunque a livello psicologico anche Giuseppe Rossi deve essere davvero un giocatore forte, perché ogni volta rimettersi in gioco nel recupero non deve essere semplice, e l'espressione infatti che abbiamo visto anche poco fa fa riflettere. Senza tempi certi poi, tra l'altro, perché lui ha visto doveva rientrare 3 settimane fa, poi c'è stato un problema muscolare, ora ancora si slitta. Insomma. E poi sempre nell'incertezza, cioè lui rientra e poi non si sa mai che succede. Perché è sempre quello il problema. Beh, questo accomuna ormai non a questi livelli naturalmente, ma insomma a tutti gli attaccanti della Fiorentina, perché Gomez a ogni contrasto io temo che si infortuni. Babacar a questo momento è un ragazzo giovane, forte, e in questo campionato ha già avuto diversi infortuni, cioè ieri sera in una maniera tragicomica, perché cioè, per tenere in campo un pallone, rientrare blandissimo su quella palla, una cosa si insegna ai ragazzi veramente della scuola calcio. Quindi gli attaccanti della Fiorentina sono precari ai massimi livelli, perché Babacar ha saltato 9 partite, che non sono poche per un ragazzo della sua età, Gomez ne ha saltate 11 con varie tipologie di infortunio, anche quest'anno dopo aver saltato un campionato, e ogni volta impiega 2, 3, 4 settimane a tornare in forma, se torna in forma. E Rossi ha saltato tutta la stagione, quindi evidentemente, oltre ad essere un attenuante sicuramente per Vincenzo Montella, a cui abbiamo dato tante carezze in questa stagione, se qualche volta gli si riserva qualche pizzicotto si aiuta bastone nella crescita, della rosa, visto che lui ambisce ad allenare delle grandissime squadre e sicuramente ci arriverà, perché sta completando un percorso di crescita eccezionale. Non deve fare esperimenti, o non deve, come capita purtroppo spesso in primavera, eccedere nei narcisismi, quindi nel pensare che le cose arrivino per scontato, perché vincere una partita in Serie A, dire una banalità, è molto difficile, e tutte le partite, questo è un must, lo ripetono tutti, ma c'è una verità in questa banalità, tutte le partite sono difficili, perché se tu affronti il Verona un po' scarico, con 2 o 3 ex calciatori in campo, più con Diamanti nervoso dall'inizio perché vuol prendere il pallone, saltarne 4 e fare gol, va sul rigore, un'occasione importante, quello che poi il rigore cioè, è un'occasione eccezionale, al di là del fatto che l'attenzione andava posta sul fatto che 3 errori dal dischetto sono gravissimi e sono costati tantissimi punti, cioè esattamente il distacco che ha attualmente la Fiorentina dalla Champions League. Quindi bastava, per rispondere Eccoli alla considerazione di Marcello, rigori di Gonzalo Rodriguez, bastava trasformare i rigori, sempre, non sono un amante delle ipotesi, però bastava trasformare i rigori per essere già al pari della Lazio. Ecco, io non faccio riferimento alla Roma, ma la Lazio che ha perso col Cesena, con l'Empoli, una squadra che non ha niente in più della Fiorentina. Quindi detto questo,
sinceramente Montella non può sottovalutare partite come quella di ieri, e non mi potete raccontare che non l'ha sottovalutata, perché è stato il primo a dare il segnale della facilità del raggiungimento del risultato, mettendo in campo dei calciatori come se fosse un amichevole. Perché Lazzari, al di là che è un bravo ragazzo e s'allena, ieri Montella ha cercato di coprire questa cosa dicendo che s'allena da mesi, ma che me ne frega se s'allena da mesi, era strafuori dai programmi e non c'entrava niente metterlo titolare in una partita come questa, andava messo a 20 minuti alla fine sul 3-0 se gli puoi dare un premio, ma mettilo 4 volte di fila al risultato acquisito, dagli la possibilità di non che Lazzari è il capo espiatorio della partita, no, ma è la testimonianza e la conferma, e la conferma che questa partita è stata sottovalutata da tutti. Comunque, cioè, intanto ti dico che la Lazio ha qualcosa di meno della Fiorentina, Babacar è entrato, sembrava fare cioè la partita del calcetto, cioè detto, cioè adesso devo risolverla io, questo è proprio l'aspetto psicologico, diceva Montella, perché Babacar stavo rilassato perché pensavo si vincesse 8-0, capito? Questa partita non conta nulla. Allora ha ragione Montella. Ma ha trasmesso questa cosa? Non ha trasmesso niente l'allenatore, Rose caro Cristiano. Ah, ho capito, allora la partita. No, caro Cristiano, ti stai sbagliando di grosso. Tu stai dicendo con queste parole che ho ragione io e soprattutto che ha ragione Montella. Io ho ragione a dare ragione a Montella, perché fondamentalmente se un Babacar entra come hai detto te, significa che per lui questa partita non contava, perché per lui contava quella di giovedì, come per tutti i tifosi, perché io ieri l'altro a nessuna trasmissione ho sentito parlare di Fiorentina-Verona, tutti a parlare di Fiorentina ancora, Juventus ancora, esatto, e di Fiorentina-Dinamo. Esatto. Ma allora tocca all'allenatore porre l'attenzione su questa partita. E secondo te non l'ha posta? Ma non mi sembra. Perché tu sei negli spogliatoi. Detto questo, tu hai detto che la Lazio non ha niente in più della Fiorentina. No, la Lazio ha una cosa in meno della Fiorentina. L'Europa League, caro Cristiano. Ma io Europa parlavo League. Di organico, perché lui mi ha non detto importa, pronti via, l'Europa parlavo, League. Parlavo di organico, non mi sembra una squadra a livello di organico pronti via. Ma è una Marcello squadra che può lavorare in pace solo e esclusivamente per una competizione. Detto questo, ha anche un allenatore bravo, facciamoli complimenti a questi allenatori quando è giusto. Come ce l'ha la Fiorentina, ce l'ha anche la Lazio, allenatore bravo. Sì, ma io sono contento che c'è più esperienza, però. Marcello sosteneva che pronti via era un'utopia, è sbagliato da parte nostra raccontare la bugia. Sì, che la Fiorentina è sbagliato perché c'erano quattro. Ci sono già tre squadre senza la Lazio, tre squadre più forti di te: la Juve, la Roma e il Napoli. Sono tre: Juve, aspetta, Roma e Napoli. Marcello, aspettiamo. Ma davvero? Cioè proprio lo pensi per davvero o perché sono per più politica forti di te. Juve, Roma e Napoli sono più forti di te sulla carta, sono più forti di te. La Lazio no, ma lo ha dimostrato ora nel tempo, ha trovato una strategia. Marcello, rispondi brevemente e poi vorrei andare a questo, parlare la Lazio di Fiorentina, di Kiev in un modo incredibile, sia a Firenze sia là, e questi sono punti che contano, capito? Noi come si fa a raggiungere loro? Si devono superare, perché si è perso sia con il Napoli sia con la Roma. Ma allora hanno perso il Cesena e con l'Empoli, noi abbiamo Quello vuol dire, se pensa a Parma, i punti diretti sono importanti dal punto di vista morale, ma portano gli stessi punti che vincere col Parma. L'unica cosa che sono d'accordo, non facevo giocare quei due giocatori, il resto poi ha fatto bene a fare come ha fatto. Ritorno a dire, io parlo da allenatore, non da giornalista, nemmeno da tifoso, perché da tifoso vorrebbe sempre vedere la migliore squadra, ma non si pole. Non sono condizioni di giocare. Se vuoi giocare Boja Valerio, se vuoi giocare Mati Fernando, domani l'altro non potevano giocare. Rodriguez ha fatto tre partite, Savic è tornato a giocare, non stava ancora bene. Come dovevo pensare a questa? Questa però è una mentalità tutta nostra. Come? Perché all'estero il Barcellona vince sempre i soliti giocatori. È vero, ce n'ha 15-16, ma fa giocare sempre più o meno quelli. Ha delle riserve magari di un certo livello. Non portiamo paragoni Barcellona. Barcellona gioca ogni tre giorni. Il Manchester United è ogni tre giorni. Il Bayern gioca ogni tre giorni. E gioca in un altro modo poi, via. No, gioca un altro che modo. Vuol dire gioca in un altro modo? Sempre calcio, non è che giocano. Altri. Barcellona andiamo è molto, a vedere, Luigi, è molto vicino a noi come gioco. La formazione della Fiorentina e della Dinamo Kiev. Prima però vorrei ascoltare Manuel Pasquale, perché era comunque in sala stampa insieme a Giuseppe Rossi, ha parlato di Vincenzo Montella, spera di rivederlo la prossima stagione, ad inizio stagione a Moena, e poi ha parlato anche della stagione viola. Riguardo Montella, penso e spero di sì, perché in questi tre anni con il mister abbiamo intrapreso un lavoro importante, dove prima di tutto si è riusciti a riportare l'entusiasmo e il tifoso allo stadio.
quello che negli anni precedenti mancava qui a Firenze, perché comunque con i risultati avevamo un po' fatto allontanare chi amava la Fiorentina. Negli anni ci siamo riusciti e ora penso che insieme a mister ci sia la volontà di ovviamente alzare l'asticella e cercare di vincere un trofeo. Non è semplice, perché comunque in Italia ovviamente il campionato è un po' monopolizzato dal blocco Juve, perché comunque il campionato in questi ultimi anni la Juve ha fatto veramente un percorso a sé. In Coppa Italia abbiamo avuto anche la sfortuna di trovare nel tabellone un girone praticamente difficile, e soprattutto in Europa League io sono stato il primo a dire che ci poteva andare peggio con il sorteggio della Dinamo Kiev, però nel momento in cui arrivi a un determinato punto e sei ai quarti di finale le squadre comunque iniziano a essere forti, però tra tutte era probabilmente quella che insomma poteva andarci peggio, ma poteva andarci anche meglio. E comunque la speranza è quella che il mister sia ancora qua, perché comunque è riuscito a dare un'identità alla squadra, e soprattutto insieme a tutti i ragazzi, insieme a tutto il suo staff, si è riusciti a riportare l'entusiasmo attorno alla Fiorentina. Magari in queste ultime partite un po' meno, però comunque l'idea di riportare 35-40.000 tifosi allo stadio c'è stata in questi anni. Siamo passati da Fiorentina-Cagliari, penso 10.000 persone dell'ultima giornata di campionato, 2009-2010, mi sembra, adesso non mi ricordo precisamente l'anno, però siamo tornati a rivedere quasi 40.000 spettatori al Franchi. E ringraziamo la collaborazione del canale ufficiale della Fiorentina. Un breve commento alle... Ha detto una cosa importantissima, Pasquale. Ha dato una mentalità, Montella. Mi riallaccio a quello che dicevo prima. Per riuscire ad arrivare ad essere tra i club più importanti, è chiaro che il problema riserve va risolto. Perché in parte si può dire che non abbiamo proprio le riserve che, se entrano, hanno la stessa intensità di quelli forti. Quello che succede nelle grandi squadre è che a volte le riserve sono veramente delle riserve di lusso. Ora, non è che si possa chiedere a Della Valle di continuare a spendere, però bisogna anche considerare che le riserve alla Fiorentina non sono certe a livello delle riserve delle altre squadre, delle squadre importanti. La squadra titolare della Fiorentina ieri probabilmente avrebbe fatto un sol boccone il Verona, però con l'obiettivo dell'Europa League io mi metto nei panni di Montella e dico: che si fa? Io ho la possibilità di andare verso la semifinale di Coppa dell'Europa League, che in qualche modo mi cambia la stagione, poi alla fine sono rimaste 3 partite, e ci proviamo. Se ieri è divenuta la partita che vale una stagione, se ieri il rigore va dentro, e ha ragione lui, se è rimasto il patrimonio di Bischeri, che è un'importante famiglia fiorentina, ma proprio per questo poi dopo sono diventati una famiglia famosa in senso negativo, ecco, proprio per quello. Però gli errori, gli episodi, il calcio è fatto di episodi. La Fiorentina negli ultimi 10 minuti ha avuto quei tetracolli difensivi e si è ritrovata a prendere quel gol. Formazione della Fiorentina per giovedì: metterei Lazzari, no, non c'è nella lista web, peccato, così come non c'è Diamanti, così come non c'è Gilardino. Eccolo qua, la probabile, possibile formazione della Fiorentina. Ricordiamo che Pizarro comunque da valutare, insomma, se può essere poi a disposizione oppure no. Capisci, cioè, è troppi calciatori nell'arco della stagione. Per quello Montella, che ha tirato fuori così dal nulla l'età media, altra cosa, in questo momento non c'entrava niente, quindi io contesto la domenica e il lunedì di Montella, perché poi voglio essere preciso e non voglio essere strumentalizzato a futura memoria anche dalla collega Michela Lanza. Io contesto in maniera specifica le 2 giornate di domenica e di lunedì 11, 12, 13 aprile 2015 di Vincenzo Montella, perché non 12 e 13 aprile 21 oggi hai 21 non occhio, perché sennò ti strumentalizzo. No, va bene, insomma, voglio dire, commento e condanno. La domenica e il lunedì di Vincenzo Montella, e anche il lunedì 21. Esatto. Allora, quindi noi siamo costretti, comunque uguale, se ci siamo capiti, la vigilia di Fiorentina-Verona e il giorno di Fiorentina-Verona e le scelte che sono state compiute in questa. Vedi, anche Pizarro, cioè, ci sta tenendo tutta la stagione
Simeone col fiato sospeso, cioè non si può tutte le volte avere a che fare, questo invece è una questione che attiene ai direttori sportivi, 2, 3, 4, 5, quanti saranno o quanti sono. Cioè non si può fare una squadra, imbottire una squadra di calciatori che hanno delle precarietà fisiche così spaventose. Cioè come? Ogni volta non è possibile. No, ma va bene, ma insomma Quilani quando a volte sta bene, sta male, poi quando gioca però non sta bene, va messo in campo, ma al 60esimo arriva la sveglia perché va cambiato. Cioè non si può vivere in questa maniera. A me sembra il problema più grosso di questa squadra sia Pizarro. Pizarro fino al giorno prima, ci sono, arriva a 3 ore alla partita, non ci sono più. Sì, ma è un problema, ragazzi, è un problema grosso, Pizarro. Le punte le metti in campo e ti metti in apnea. Speriamo che non facciano un contrasto, perché se no uno si fa un legamento, uno si fa una caviglia, uno si fa un polpaccio. Ricordiamo 6 settimane di stop per Babacar. Sì, ora stagione è finita, ma la stagione per forza sono 6 settimane, è normale. Non si può proprio lavorare. Cioè io capisco, Oldeghi, che gli piace fare i titoloni, stagione è finita. Per forza di finire la stagione, dopo si va in mare. Cioè, voglio dire... Però a me il problema più grosso è quello di Pizarro, perché non si può pensare, cioè questo ragazzo o si clona, se no l'età è quella. È un'ora che siamo insieme e non mi avete ancora detto niente della Dinamo Kiev, questo vuol dire che non vi preoccupa come partita? O poi non ci si può pensare. No, vuol dire che per ora abbiamo parlato solo di altro, anche te per ora. Poi è riposta partita, voglio dire. Dinamo Kiev. Dinamo Kiev è una partita. A cosa deve stare attenta la Fiorentina? Deve stare attenta alla Fiorentina. Sì, alla Fiorentina, perché ha dimostrato laggiù, a Kiev, di essere una squadra che può fare la partita. Ha un problema oggettivo, e questo è quello di non raccogliere per quanto semina, perché la Fiorentina minimo fa un 60% con stesso palla, minimo. C'è un altro problema, poi però non riesce a concretizzare in fase di gol, perché una squadra che costruisce tanto gioco come fa la Fiorentina dovrebbe vincere 3-4-0, perché insomma in realtà non ci riesce. Questo è un problema di fondo di questa squadra, ma è un problema che risolverà Montella. Detto questo, io sono abbastanza fiducioso, anche se, devo dire, a Firenze sembra ci sia il male dello stadio. Chi ti preoccupa, Marcello? Allora, Mammoli della Dinamo? Io ho seguito attentamente, come faccio sempre, ma in particolar modo tutta la partita, e noi non si meritava di perdere se non si faceva il gol. Quell'1-0 mi avrebbe dato noia, ma quell'1-1 mi dà una tranquillità talmente grande che non ci penso nemmeno. Sono sicuro, perché prima di tutto giocherà con una certa determinazione, giocherà con la squadra migliore, quella e poi sono convintissimo che si va avanti. Se si va avanti lì, si arriva a fondo, se arriva a quinti o quarti, io sono strafelice. Ma non vorrei dare un consiglio, non hanno bisogno di consigli, perché della Valle sono bravissimi a fare conti, da tutte le parti si trova tutto. Ma il consiglio lo do io: non ripartiamo con 33 giocatori, ma partiamo con 22 giocatori, 20, 22 25, giocatori. 25, dai, 25. Ma che 25, devono essere, 25. No, perché poi c'è ragazzi da primavera, bastano 22. Infatti sarebbe stato meglio mettere allora, il terzino più primavera, ragazzi. È meglio ma, di Rosi. Ma non prendiamoli rotti, no, e prendiamoli, fatto? Scusate, è importante, prendiamoli validi. Allora quando mettano le seconde linee non è più la seconda linea. Purtroppo ora si è vista la seconda linea. Noi non abbiamo la seconda linea. Prendiamoli sani e buoni. No, è un consiglio. Magari, speriamo. È quello che stavo dicendo lui io. Lui dice non 35, ma meno, ma bravi. Ma è quello che dicevo io. È inutile prendere, non è che siamo al mercato. Si prendere va. Ma per esempio gli sono anche rientrati i giocatori comunque dai prestiti. Sì, che non si è riuscito a piazzare. Sarebbe anche ora Jacobenko. Non è obbligatorio schierare. No, cioè, nel senso, è vero, cioè, è che moralmente uno è obbligato. Ci sarebbe anche ora Jacobenko, volevo, anche l'Andam. Volevo dire che oggi è venuto fuori la statistica che la Fiorentina è la prima squadra di Serie A per cross in aria. Sì, però allo stesso tempo noi, che, noi, anche... che noi normalmente nessuno ci pensava a questo, perché due sono venute si fuori. Diceva Alonso non crossa, quell'altro non croia, chi non crossa, non crossa. Però allo stesso tempo, per dovere di cronaca, devo dire che è venuta fuori anche il fatto che la Fiorentina è la peggiore per quanto riguarda i rigori, perché nessuna squadra nei campionati europei ha sbagliato tutti i rigori. No, ma rigori, quella dei cross è interessante, che è venuta fuori due statistiche. Una è la prima per cross effettuati e la seconda è che è la prima per cross sbagliati, perché quando c'è il giocatore sul primo palo la buttano sul secondo, se c'è il giocatore sul secondo la butta sul primo. Cioè Alonso sembra lo faccia
proprio per contratto, cioè non riesce a mettere il pallone sulla testa di un calciatore. Cioè questo è un problema grosso, che adesso Alonso sembra sia diventato quasi un titolare, no? Si parlava prima di titolari. Alonso, ma Pasquale Alonso ti faresti giocare? No, ma su tutta la vita Pasquale. Allora, Alonso è un terzino che non difende come Pasquale, quindi non difendono, quindi loro non ci puoi contare in area di rigore. Difende di più di Pasquale. Difende più? Di più di Pasquale. Sì, leggermente di più, poi magari si fa sull'uomo, sull'uomo ci sta meglio. Ma insomma, più, su Keita non è andato benissimo. Più fisico, ma, però, ma tecnicamente no, in difesa più alto no. Di tutti, se si fa spostare da una spinta di Keita in area di rigore, poi questo non può fare il difensore. Ma c'è un problema grosso, cioè con tutte le partite che ha giocato, assist? Zero. Cioè, questa è una cosa terrificante. Cioè, un terzino che mi ha fatto un gol importantissimo, regalato al portiere Skorupski, sì. Assist, cross sulla testa degli attaccanti. Beh, anche ieri zero. Noi abbiamo regalato un gol, sempre questo, il portiere. Sì, no, va bene, ma questo è un dato preoccupantissimo. Zero. Cioè, Alonso, bravo nella corsa, elegante, ragazzo che fa impazzire le signore, per carità. Ma a livello che di efficacia mi porta via le borse, che no, nel senso che è un bel ragazzo, insomma, piace, vedo le, ma chi, le classi, sì, ma chi, quello il pilota? No, il terzino. Lui ce l'ha questi gossip, non si sa come mai. No, Marco Antonio è un bel ragazzo, per carità. Quindi allora andiamo a Roma, c'è anche un aspetto estetico. Però poi vedi che in area di rigore non mette il pallone nello specchio della porta, non sa fare un cross sulla testa degli attaccanti, quindi appunto sono uscite le statistiche. La Fiorentina la prima per cross effettuati e la prima per cross. Lo sai qual è una statistica che mi preoccupa, che però ho visto tempo addietro, che la Fiorentina tira pochissimo da fuori area. A me piace tanto il gioco della Fiorentina, però il tiro da fuori area è vero che, per esempio, ieri c'è stato un momento in cui c'erano 5 difensori, altri 3 giocatori davanti del Verona più 2 di schermo, cioè roba da pazzi, cioè tu 10 proprio a copertura o tira se ti riesce. Però è anche vero che quando c'è la possibilità di arrivare al tiro, la Fiorentina c'ha questo problema. Sembra io un tiro, ma cioè proviamo, perché poi il portiere può respingere corto, come è successo infatti nell'occasione di Neto. Ma la mezzala, e questa è una cosa che non riesco a comprendere. Prima o poi bisogna chiedere a Montelli, scusa, ma durante la settimana non è che i giocatori vanno lì a allenarsi per tenersi in forma, continuano a progredire anche tecnicamente, questo è un dato di fatto inoppugnabile, perché non è che sono arrivati lì e oltre quello non vanno, anzi devono migliorarsi, e abbiamo visto i giocatori si sono migliorati. Ma la mia chiedo, ma perché non provare a tirare, visto che abbiamo anche dei buoni tiratori da lontano? Ieri c'era, Diamanti era valvolato, tirava da tutte le posizioni, però ha avuto anche un paio di occasioni. Anche Aquilani tira, tira, appena gli danno la palla lui... Badeli ha avuto un paio di occasioni, ma non ha tirato. Ma io ti dico, tirare che hai lo specchio, non tirare che lo specchio non lo vedi. Quella è una cosa che non riesco a comprendere, però sicuramente Montella sa. Manca le mezzale per fare quel lavoro, ci manca una mezzala che si inserisca, quello doveva fare Aquilani e che non fa. Ho capito, ma tirare secondo che sembrando tirare. Secondo me, non tira mai Aquilani, Aquilani fa il passaggio indietro. Quello che faceva il primo anno Aquilani, sì, esatto, non fa più. Ora non lo perché fa più. Non a caso il primo anno Aquilani segnò anche poi. Segnò 7 gol il primo anno. Ora, vabbè, ora gioca anche meno rispetto al primo anno. Ma c'è un motivo perché gioca meno. Certo, sì, assolutamente. Ci sono meglio di lui, ora. Questo senz'altro. Io vorrei tornare un attimo a parlare dei rigori, perché comunque nessuno a Firenze si augura che giovedì, ad esempio, la partita possa andare ai calci di rigore. La Fiorentina ha grandi difficoltà a segnare dal dischetto, e in conferenza stampa Vincenzo Montella, rispondendo alla domanda della collega Luciana Magistrato, ha detto in pratica serve l'abilità di calciare il calcio di rigore, non si tratta di allenamento o meno, perché è difficile allenare il calcio di rigore con lo stesso pathos poi della gara e della situazione, bisognerebbe che a fine gara tutto il pubblico restasse sugli spalti e lì potremmo allenarlo, ma si tratta di un'abilità. Giusto, sì. Michele, eri accanto a me in sala stampa. Non lo so, mi sembra un po' forte come concetto, perché no, comunque l'abilità c'è. Vero. È una cosa di testa. L'abilità ce la devi avere, perché dove vuoi piazzare il pallone te lo sai. Sì. Allora ti chiedo, Balotelli, antipatico da morire. Ma no, l'abilità lui intende, la freddezza mentale di battere un calcio di gol, non niente. Cosa fa Balotelli? Scusate, cosa fa? O anche pratica, Rossi, parte, si in ferma. Pratica, quattro rigori sbagliati tirati da quattro calciatori diversi, e ieri in sostanza tra le righe di Vincenzo Montella si è capito che la Fiorentina non ha il vero rigorista. Era Gonzalo.
Gonzalo è quello più freddo. Che ha sbagliato un rigore, però sì, attenzione, ne ha tirati due a Roma, uno dietro quell'altro, eh. Quindi sì, lì ti ha dato dimostrazione. Sì, certo. Quindi voglio dire, in realtà c'è sul discorso, sì, il pathos va bene, però fino a un certo punto, perché tu devi sapere dove mettere la palla. E soprattutto... Se non lo sa Diamanti, che lo deve sapere. Michela, un rigorista quindi, la Fiorentina. Cioè, diciamo, il giocatore che riesce comunque a tirare bene il calcio di rigore e a cui si affiderebbe Montella sarebbe soltanto Gonzalo Rodriguez. No, ecco, io volevo fare una differenziazione sui quattro errori. Cioè, una squadra deve designare un rigorista, il quale in alcune situazioni può anche incappare in uno, due o tre errori. Allora, in quel caso viene cambiato. Cosa è successo alla Fiorentina? Allora, caso specifico, Genova, il rigorista in campo è Gonzalo, batte Gonzalo, lo sbaglia, la pazienza, lo scorso anno l'aveva fatti tutti, può succedere, poi ha risegnato a Roma, quindi questa conferma due che il rigorista, esatto, in un ambiente particolare, insomma il rigore dell'1-0, quindi una situazione molto molto delicata. Quindi lui resta il rigorista numero uno della Fiorentina. E siamo d'accordo. Poi, ieri sera, il rigorista designato in campo era Diamanti. Diamanti non tira un rigore malvagio, il portiere compie in maniera irregolare almeno un metro e mezzo, forse due in avanti, e quindi restringe il campo del... Perché se il portiere Rafael, a proposito delle ipotesi, fosse rimasto sulla linea così come da regolamento, quel rigore non l'avrebbe preso, perché era angolato, forte, battuto benissimo. Quindi Rafael ha fatto uno o due passi, l'arbitro non se n'è accorto, come spesso accade, ha ristretto il campo visivo di Diamanti, Diamanti ormai aveva deciso di buttarla a quella parte, il portiere si muoveva nettamente da quella parte, non ha aspettato la mossa del grandissimo rigorista che è Balotelli, che c'ha o di altri, Roberto Baggio in passato, che lavorano sul portiere, cioè esatto. Diamanti si è preoccupato di metterla più vicino al palo possibile, calciando potente. Chiuso il discorso. Io contesto gli altri due rigori. Il rigore di Gomez, ad esempio. Sì, no, perché c'hanno un errore alla base. E anche qui bisogna rimettere ordine nelle gerarchie e dare una disposizione precisa che deve dare l'allenatore. Cioè, sullo 0-0 a Parma non può calciare Gomez perché è in crisi esistenziale. Deve calciare il rigorista. Cioè, a Gomez, se vuoi farlo sbloccare, perché aveva segnato a Cagliari e era tornato nel torpore, tu gli fai segnare il rigore sul 3-0. Cioè, tu non puoi far battere i calci di rigore a chi non è rigorista designato perché gli vuoi rasserenare il pomeriggio o la serata. Non c'è una giustificazione a questo. Quindi, l'errore di Gonzalo lo accetto, l'errore di Diamanti l'accetto, l'esecuzione di Gomez non lo accetto perché quel rigore non doveva batterlo lui, in quella condizione. Stesso discorso per Babacar, inizia la partita col Torino, Babacar era stato protagonista di una vicenda antipaticissima, lui d'altronde non ritiene di dover prendere la patente e non glielo mette in testa perché l'hanno già fermato tre volte senza patente, lui la patente non la vuole prendere, gli è stata fermata, sequestrata la macchina eccetera eccetera, forse per gasarlo o per dargli il contentino dice c'è rigori, allora batte Babacar, quando in campo il rigorista è un altro. Questo non ha senso. A Firenze è una decina d'anni che succede questo. Questo è un problema grosso. Una decina d'anni, anche un Prandelli. Alla fine dell'era Prandelli. Alla fine dell'era Prandelli. Facevano come all'oratorio. Cioè, il primo che arrivava sul pallone o chi subiva il rigore, si faceva così quando si giocava a campetto, lo batteva senza una logica. Quindi, questi sono gli errori. Il rigorista Cerano viene rispettato. Sì, ma non puoi te. Dice, quello l'ho visto un po' triste nello spogliatoio. No, ma è una questione anche di testa e di carisma. Perché? Prova ad andare a tempi di Passarella, digli lo batto il rigore. Sì, sì. Ma lì deve dare a disposizione. Passarella lo batteva lui. Volevo fare un cenno anche al Cagliari, perché di oggi le dimissioni di Zeman. Cagliari, prossimo avversario della Fiorentina. E io vorrei qualche nome da giornalista Mediaset. Non va Suaso? Ecco, ufficiale quindi. Ma mi sembra che abbiano deciso per lui, tanto deve soltanto traghettare la squadra verso la Serie B. D'altronde Cellino l'hanno mandato via come un delinquente, è stato anche in galera, sicuramente ha commesso delle cose per cui meritava
questo provvedimento, però hanno fatto in modo che si allontanasse da Cagliari e hanno trovato un presidente nuovo che gli piaceva molto, infatti ha portato la squadra in Serie B cambiando quattro allenatori, perché nel frattempo è stato Zeman, poi Zola poi è tornato Zeman, allenatore che palesemente è la seconda volta che lascia il Cagliari, ma stavolta Rizzeman, per intenzione propria Rizzeman, e lo ha pensato bene tra l'altro di mettere fuori squadra giocatori come Conti, che aveva fatto la storia del Cagliari negli ultimi anni, e poi adesso Suaso, quindi ripartiranno dalla Serie B con Giulini. Grazie allo studio di questa sera, grazie a voi di essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento ovviamente è con lunedì ore 21:50.